iniziato da bambina, da ragazzina? Ragazzina, sì. 16 anni avevo. So 56 che li faccio. Mi dispiace a me che non trovi una ragazza che dice voglio imparare questo mestiere. Mi dispiace veramente perché è una cosa che finisce. Se non impara nessuno. Valori antichi non bisogna perderli. Io con i nipoti miei quasi li sgrido perché non impara. Maria e Maria Luisa, con le dita veloci e gli occhi attenti, portano avanti una grande tradizione di qualità e conosciuta in tutto il mondo, quella dei cappelli di Montappone. Sono in tanti a fermarsi ad osservare la loro sapienza allo stand della Regione Marche, al meeting di Rimini, dove si parla soprattutto di giovani e futuro e quindi di istruzione e lavoro, delle opportunità che la Regione può offrire. La nostra è tra le regioni più artigiane d'Europa ed è per questo che uno dei primi bandi importanti che sono stati avviati con la nuova programmazione europea erano proprio quelli per l'innovazione e campionari nei settori della moda, quindi calzature ma anche cappelli che oggi vediamo molto ben rappresentati e poi legno e arredo. Un discorso molto interessante è stato quello di far capire ai ragazzi che in questo mondo di estrema comunicazione virtuale e di presunte conoscenze e competenze, poi di fatto i ragazzi debbono sapersi porre, metterli in evidenza e le aziende cercano. Insomma, è emerso da questo meeting che ciò di cui l'azienda necessita non ce l'abbiamo e lo dobbiamo formare. Presenti oggi i ragazzi dell'Ipsia Ricci e quelli degli Artigianelli di Fermo, ma sono diverse le scuole in trasferta a Rimini in questi giorni per l'Orienta Marche, come pure gli enti di formazione, in questo caso l'Accademia delle Belle Arti di Macerata, per chiarire e chiarirsi le idee sul futuro con le storie degli imprenditori e del lavoro ai tempi dell'industria 4.0, in cui anche l'impresa ha bisogno di un'accelerazione, come fa The Hive, l'incubatore nato ad Ancona e certificato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il nostro motto è Go Global, Stay Local, ossia giriamo il mondo, andiamo in giro per il mondo, vediamo cosa c'è di buono e di bello, come abbiamo fatto nei vari progetti anche con la Regione Marche, ma comunque sia ritorniamo nei nostri territori e in questo caso nelle Marche.